Io vorrei leggere all'Aula e vorrei leggere all'assessore, perché io conoscevo la risposta data alla direzione generale, il documento protocollato e firmato da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tra medici e infermieri della medicina maschile del reparto di Taranto. Devo leggere velocemente. Mi avvicino perché purtroppo non vedo, è molto stretto. In data odierna, alle ore 8, erano presenti 10 pazienti in sovrannumero allocate su barelle, delle quali una nel corridoio di reparto ed un'altra in medicheria. Quest'ultima era occupata da un paziente ricoverata dal PS, pronto soccorso, nonostante la nota criticità di posti letto in medicina. Per severa anemia secondaria ed emorragica del tratto digestivo, e vabbè, eccetera, eccetera. E continua lungo tutto, assessore, dove spiega i 10 casi. Io non voglio fare lo show come qualche volta si fa nelle aule, di fare le fotocopie e di distribuirle ai giornalisti e di darle ai colleghi consiglieri, ma questo per significarle che alcune volte si mente sapendo di mentire, cioè troviamo tutte le scuse possibili e immaginabili, ma non si può dire che il 2 marzo non c'erano 10 medici, 10 pazienti in sovrannumero ricoverati sulle barelle, altrimenti a queste 13 persone che hanno firmato probabilmente bisognerebbe applicare un provvedimento disciplinare da parte l'ASL. Se non c'è stato è perché hanno raccontato la verità. È un atto pubblico, protocollato alla direzione generale della ASL di Taranto. E così come non può dire il direttore generale, che io voglio bene, ma non può dire che si sta attrezzando il Santissima Annunziata per assorbire i numeri, i pazienti in surplus che stanno al Santissima Annunziata. Perché è di queste ore la comunicazione che anche l'ortopedia si sta trasformando in H12. E sappiamo bene che con l'H12 si potrà andare avanti soltanto con il Desargeri, non si potrà più ricoverare. La stessa cosa avviene già per la chirurgia. La medicina è ridotta soltanto alla lungodegenza, cioè l'ospedale di Grottaglie oramai resta in piedi come idea di ospedalità, giusto per tenere contenti i cittadini di Grottaglie e per non far capire che si è chiuso. Ma di fatto l'idea di ospedale non c'è più, non si può più ricoverare. E allora è successo il 2 marzo, potrà accadere domani, io mi auguro di no, ma potrà accadere domani e dopodomani lo stesso problema, perché non abbiamo più posti letto, cioè io non so come farlo capire. A Taranto c'è un'emergenza reale, probabilmente ci sarà anche in altre province, io conosco bene quella di Taranto. Conosco bene quella del Santissima Annunziata e se lei chiede a uno degli altri 8 colleghi, consiglieri di maggioranza e di opposizione, le diranno le stesse cose che le sto dicendo io. C'è un'emergenza seria, non bastano i comunicati del direttore generale che tende a tranquillizzare e a mettere, ripeto, la polvere sotto il tappeto. Non serve mettere la polvere sotto il tappeto, serve lì andare a ragionare per trovare una soluzione. Perché non ce la si fa, non ce la si fa, assessore. Sono stati ridotti anche i posti letto per infettivi. Taranto è l'hotspot nazionale. Molte di quelle persone che vengono, che transitano da Taranto, hanno bisogno del reparto infettivi. E abbiamo ridotto i reparti infettivi da 20 a 10 posti letto. Cioè, che cosa deve accadere più per chiedere un intervento urgente su questo tema? Cosa deve intervenire più? Ci deve scappare il morto, mai sia signore. Bene, procediamo con le interrogazioni.